GF VIP, Van Gates si infittisce Nicola, esce questa cosa vado via. Il mistero dietro il cosiddetto Van Gates si sta infittendo sempre di più. Nell'ultima puntata del Grande Fratello VIP, andata in onda il 23 febbraio, Edoardo Tavassi, Edoardo Donna Maria, Nicole Incurvaia e Nicole Murgia sono stati messi in nomination d'ufficio dopo aver passato una notte brava dentro il van del cortiletto della casa. Inizialmente, il provvedimento era destinato solamente alla coppia degli Incurvassi, che, durante quella notte, ha manomesso i microfoni ambientali. Tuttavia, nel corso della diretta, anche i restanti due membri del gruppo incriminato hanno ammesso di aver violato il regolamento rivelando informazioni provenienti dall'esterno. Per questo, sono stati puniti allo stesso modo. Come se non bastasse, i quattro concorrenti si erano anche lasciati andare ad alcune battute spiacevoli riguardo alcuni vipponi, tra cui il loro amico Daniele Dal Moro. A quanto pare, però, sembra che ci siano ancora molti eventi di quella notte che non abbiamo visto. Ieri 25 febbraio Nicola e Tavassi sono tornati a parlare della vicenda, palesando una certa preoccupazione. I due avrebbero paura che il Grande Fratello possa far uscire altre frasi incriminanti dette in quella serata, che potrebbero metterli in una luce pessima. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha rivelato, hai detto quella cosa brutta. Esce una roba del genere ci indebolisce. Al che, la stilista siciliana ha confessato che, se mai dovessero mostrare queste famigerate parole, potrebbe uscire dalla porta rossa, sì ma ci hanno detto di stare tranquilli. A volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua. Te lo giuro, prendo e me ne vado. Ma per forza, ha replicato Edoardo. Te Blondes, è Te Blondes 4, febbraio 26, 2023. Ovviamente, ora tutti gli spettatori sono molto curiosi di sapere quale sia stato il contenuto così grave della frase di Nicola a cui si riferisce Tavassi. Inoltre, molti utenti del web si chiedono perché il programma abbia deciso di proteggere i concorrenti, omettendo dei video che avrebbero potuto cambiare in modo significativo la percezione che il pubblico di loro. In molti hanno iniziato una vera e propria campagna sui social, poiché sostengono di avere il diritto di vedere tutto ciò che accade nella casa, dato che questo è ciò che prevede il format. A questo punto, come si comporterà Alfonso Signorini? Deciderà di svelare la clip misteriosa? Or ce crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si șoapă, grasul nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul.